Allora, intanto benvenuta Susanna. Molti di Grazie. noi da Udine la conoscono perché sono anni che collabora con noi alle conferenze che teniamo solitamente in primavera in Torre a Udine. Quest'anno era impegnata a preparare un convegno che è saltato come moltissime altre cose per il Covid, ma sarà riproposto il prossimo anno. Con metodi informatici, quindi Ci è toccato. come a tutti. E Susanna collabora da anni col Museo Winckelmann di Trieste, in particolare per la sezione egizia. Collabora con la casa editrice Kemet ed è il referente scientifico per le pubblicazioni di tipo egittologico. E questa sera proprio ci presenterà una relazione sui dignitari di corte del Medio Regno, prendendo lo spunto da un libro tradotto da lei e recentemente pubblicato. E abbiamo il piacere di avere in collegamento anche l'autore, ma lascio a Susanna di presentarlo perché mi pare più corretto. Grazie, Susanna. Grazie a voi, scusate il nervosismo, ma è la prima volta che mi capita di parlare a un computer e non a delle persone, quindi sono un po' spiazzata, ma spero che riuscirete a seguirmi ugualmente. Sì, allora, tutto parte da, ecco, da questo libro che è appena uscito. Per chi di voi vede il me in piccolo, ecco, questo è materialmente il volume. E che è uscito veramente sì da pochissimo, è stato un lavoro di traduzione che mi ha impegnato quest'anno proprio durante i mesi della quarantena e visto che non eravamo sicuri della presenza dell'autore, eccolo qui, ma è collegato con noi, per cui chiederei a Wolfram di salutare. Wolfram, can you say hello to our public? Hello, ciao, ciao voi. Ecco, così conoscete di persona uno dei massimi esperti viventi del Medio Regno, che è questo periodo di cui parleremo un po' oggi. E perché questo libro? Beh, innanzitutto perché abbiamo avuto la possibilità di lavorare assieme e di fare un'edizione corretta ed aggiornata rispetto all'edizione originale inglese. Corretta perché ovviamente qualche refuso sfugge sempre, ma aggiornata perché dall'anno della prima edizione sono state fatte ovviamente nuove scoperte che hanno permesso di sistemare alcune cose all'interno del libro. L'argomento di questo libro nasce in realtà dalla tesi di dottorato di Wolfram Grajewski ed è la versione diciamo limata e resa meno tecnica da un certo punto di vista, ma è interessante perché si tratta di un lavoro assolutamente enorme di raccolta di fonti, di tutta la documentazione disponibile su chi? Su tutte le persone, sulla burocrazia egiziana, nell'arco di più di 300 anni di storia, per cui anche solo a pensarci vengono quasi i brividi, perché dopo aver raccolto tutto questo materiale lo ha riordinato, lo ha studiato ed è riuscito appunto a creare finalmente un quadro coerente di quella che era l'amministrazione statale egiziana nel Medio Regno e nel secondo periodo intermedio. Qui vedete l'indice. Giusto per farvi capire che cosa c'è dentro questo libro, e vedete ci sono dei capitoli che suddivisi per incarico, per tipo di funzionario, a cominciare dal visir, ma poi lo vedete, l'argomento è affrontato sotto tutti i punti di vista. Ci sono i funzionari militari, quelli legati all'esercito, ci sono le donne che normalmente appunto erano escluse dall'amministrazione, però non di meno compaiono anche sui monumenti di questi funzionari.
E la soddisfazione è quella comunque di aver anche prodotto un volume che resta utile sia all'appassionato che vuole approfondire delle cose poco conosciute, sia invece anche allo specialista, perché ci sono tutti gli apparati di bibliografia, l'indice analitico, tutti gli indici che permettono poi di usarlo come strumento anche di studio e di ricerca. Perché il Medio Regno? Perché è un periodo in realtà relativamente poco conosciuto, nonostante proprio secondo gli antichi egiziani fosse l'epoca classica della loro storia, così come per noi l'epoca latina, gli antichi romani sono il nostro punto di riferimento culturale, per gli egiziani antichi il Medio Regno era la loro epoca d'oro. E nonostante appunto, come accennavo prima, sia durato appena circa 300 anni, sui più di 3.000 anni di storia dell'Antico Egitto non è molto. Tanto per capire appunto di che periodo stiamo parlando, stiamo facendo riferimento a un periodo che va tra l'undicesima e la tredicesima dinastia, va dal 2000 avanti Cristo fino appunto approssimativamente al 1700 avanti Cristo. E cosa succede? Succede che dopo il primo periodo intermedio, che è stato questo primo periodo di frammentazione politica dell'Egitto, dove il paese si è diviso in tanti piccoli regni più o meno potenti e più o meno piccoli in realtà, proprio verso il 2000 avanti Cristo una famiglia di origine tebana, quindi dal sud dell'Egitto, si prende la briga di riunificare tutto il paese di nuovo. E si tratta appunto proprio dell'undicesima dinastia, che tanto per così per familiarizzarvi un po' con i nomi, è quella dinastia dove diversi faraoni si chiamano tutti Montuhotep. È stato proprio il primo di questi che ha riunificato l'Egitto. Con la dinastia successiva, la dodicesima, che è la capitale da Tebe, che era quella diciamo della famiglia regnante, si sposta più a nord, all'altezza del Fayum, lo vedete dalla cartina, in questa città di nuova fondazione che si chiama i Citawi. Oggi il sito si chiama Lisht, per chi di voi è familiare con l'Egitto. E questo probabilmente, questo spostamento è dovuto probabilmente al fatto che c'era bisogno di controllare meglio il delta, la zona del delta. Perché? Perché già nella tredicesima dinastia cominciano ad arrivare delle genti dalla zona del Sinai, dal Vicino Oriente, o comunque dall'estero, per quanto riguardava gli egiziani, delle genti che si infiltrano e che cominciano a creare problemi. Tant'è che con la tredicesima dinastia, verso il 1700 avanti Cristo, il Medio Regno finisce e comincia ufficialmente il secondo periodo intermedio, che è quello caratterizzato dalla dominazione, appunto nel delta, nel nord del paese, della famosa dinastia Hyksos, gente straniera che però lascerà, nonostante tutto, la sua impronta sulla civiltà egiziana. Sono quelli che introducono il carro con le ruote il cavallo, tra le altre cose, e tutta un'altra serie di cose. Tutto questo periodo, quindi Medio Regno e secondo periodo intermedio, e appunto, come dicevamo, sono trattati nel libro. Questo è uno schema per... piace moltissimo per chi lo vede, appunto di quello che abbiamo appena detto, cioè delle tre dinastie che compongono il Medio Regno. Vedete i Mentuhotep dell'undicesima, i famosi Sesostri e Amenemhat della dodicesima, e poi un sacco di re dai nomi stranissimi che regnano per pochissimi anni, proprio a testimoniare quello che vi dicevo, cioè di questa già crisi politica causata dall'arrivo di genti straniere, che culminerà appunto nel secondo periodo intermedio e nel dominio Hyksos. Ovviamente noi tendiamo sempre a pensare ai faraoni come unici reggitori dello Stato egiziano. In realtà, fin dalle origini, fin dall'Antico Regno,
questi faraoni si sono serviti di una miriade di sottoposti, di funzionari, che hanno fatto quello che potremmo definire il lavoro sporco, cioè hanno fattivamente mandato avanti lo Stato egiziano. Solo che naturalmente questi funzionari sono meno visibili di quanto non siano i faraoni, perché per forza di cose lasciano molti meno monumenti. Tuttavia, il Medio Regno è il primo periodo della storia egiziana in cui fortunatamente esiste un numero sufficiente di fonti archeologiche, epigrafiche, storiche in generale, che ci permette di ricostruire un quadro abbastanza preciso. E questa, ad esempio, è una porzione della necropoli di Tebe Ovest, quindi sulla riva ovest del Nilo, Deir el-Bahari, vicino al famoso tempio di Hatshepsut, che è molto più tardi, che appartiene al Nuovo Regno, e quelle che vedete sullo sfondo, spero che chi vede veda anche la manina sullo schermo, questi sono tutti gli ingressi alle tombe dei funzionari del Medio Regno, e qui al centro si vede anche abbastanza bene il cortile in pendenza che stava davanti alla tomba, che era poi accessibile ai membri della famiglia che andavano in visita. Per cui, perché le tombe? Perché le tombe sono di fatto le fonti principali che abbiamo per sapere i nomi e la vita, per conoscere la vita di questi personaggi. Tanto per fare un altro esempio, e per così scoprite anche di che cos'è l'immagine di copertina del libro, questo è l'interno della tomba di un Amenemhat, che ha lo stesso nome di un faraone, ma in realtà era un funzionario, in un sito che non è la famosa Tebe, prima capitale, ma è Beni Hassan, cioè una necropoli che viene normalmente considerata periferica, che però ci ha restituito, vedete, delle tombe bellissime e fondamentali proprio per studiare il Medio Regno. E quelle che vedete sullo sfondo sono delle scene che a chi è appassionato d'Egitto di solito sono familiari, perché sono è proprio la serie di esercizi ginnici e di lotta corpo a corpo che vengono sempre citati in tutti i documentari comunque sullo sport nell'antichità. E vedete anche che insomma una sala interna di una tomba scavata nella roccia di queste proporzioni, con le colonne, con la decorazione dipinta, vi dà l'idea anche che alcuni, perlomeno, di questi funzionari dovevano essere per forza delle persone molto molto ricche, che potevano permettersi non solo appunto di farsi la tomba, ma considerate anche tutta la sepoltura vera e propria, quindi il sarcofago, farsi mummificare e dotarsi di tutto il corredo che era necessario. Oltre alle tombe, fortunatamente ci sono altri documenti. Queste sono i disegni di tre stele, e le stele sono appunto uno dei documenti più importanti per i funzionari del Medio Regno, perché nella città di Abido, dove è più famosa per il tempio di Seti I dedicato ad Osiride, ma dove anche già nel Medio Regno esisteva il tempio, e proprio in questo tempio ad Abido si sono state dedicate migliaia di stele di questo tipo, ma veramente a migliaia, da tanti funzionari diversi. E funzionari che erano evidentemente, e qualche volta lo si legge anche nei testi, erano coinvolti in lavori edilizi di ristrutturazione o di abbellimento del tempio di Abido stesso. E in particolare, queste tre non sono associate casualmente, ma sono, se prese insieme, diventano un documento molto importante, perché la persona principale raffigurata sulla stella è generalmente la persona seduta sulla sedia, o nel caso di quella di destra, la persona che sta in piedi a destra, che sono anche i proprietari della stele, sono... Nel caso della stele di sinistra, cioè della prima, un tesoriere di nome Seneb Sumai, che viene servito dalla persona che ha di fronte, che è un sovrintendente ai magazzini di nome Rempif. Nella stele centrale, il personaggio più importante questa volta è lo stesso Rempif, che viene servito a sua volta da un coppiere
di nome Yawen Mut, che è il proprietario della terza stele, che non a caso è anche quella meno costosa e più malfatta. Perché sono insieme? Sono insieme perché questo ci mostra la gerarchia dei vari funzionari. È chiaro che un tesoriere è più importante di un sovrintendente ai magazzini, un sovrintendente ai magazzini è più importante di un coppiere. E quindi vedete che come lo studio anche delle stele, soprattutto di queste migliaia di stele ad Abido, dove anche lo stesso funzionario ne ha diverse a suo nome, permette di trarre delle conclusioni importanti appunto anche su chi lavorava con chi e quali fossero i rapporti gerarchici. Oltre a questi, visto che stiamo parlando di funzionari e che una delle funzioni principali dei funzionari è poi quella di controllare e amministrare dei beni, a vario titolo naturalmente, altra fonte fondamentale, anche se un po' complicata, sono i sigilli, in questo caso in forma di scarabeo, ma che hanno, lo vedete, questo, vedete la scala, sono degli oggettini veramente piccolissimi, sono circa di solito 1,5 cm, 2 cm di lunghezza, e sono sigilli nel senso che effettivamente sulla pancia, sul lato ventrale, riportano il nome del proprietario. In questo caso i geroglifici dicono il sovrintendente alla casa, quello che noi rendiamo come amministratore, Seneb Tifi, giustificato. Ecco, come funzionavano questi sigilli? Come esattamente dei veri e propri sigilli? Nel senso che il bene che doveva essere sigillato veniva chiuso in qualche maniera, mettiamo che fosse un sacco di grano, quindi chiuso con uno spago, si spalmava dell'argilla fresca sul nodo e si imprimeva il sigillo sulla creta, sull'argilla. Questo è, lo vedete, questa è l'impronta di sigillo nella sua materialità, la vedete riprodotta nel disegno in alto a sinistra. E il vantaggio di questo tipo di fonte qual è? Che trovando l'impronta dello stesso sigillo, lo vedete in questi quattro disegni che ho messo qui nell'immagine, su beni diversi e magari anche in siti diversi, è possibile vedere la sfera di influenza di un determinato funzionario. Per cui capire, ad esempio, che un tal funzionario aveva la giurisdizione dell'approvvigionamento di grano di determinate città. E non sono, lo ribadisco perché a leggere il libro sembra tutto chiaro, ma arrivare a certe conclusioni non è stato assolutamente semplice. Basandosi solo su queste cose, evidentemente capite quanto studio e quanta competenza sono necessarie. E infine, un altro aspetto del lavoro dei funzionari che non sarebbe emerso se non considerando tutte le fonti a disposizione, è quello delle spedizioni, soprattutto le spedizioni minerarie o militari. E quella che vedete nella foto è un'iscrizione rupestre, cioè direttamente incisa nella roccia in un luogo preciso, e viene da un sito che si chiama Wadi El Hudi, che era, gli wadi sono queste valli naturali che diventano letti di fiumi nel momento in cui ci sono quelle rare ma torrenziali piogge in determinati momenti in Egitto, ed è la zona di approvvigionamento dell'ametista. Quindi sono sicura che già vi siete fatti un'idea. Cosa significa? Significa che il faraone mandava delle spedizioni a recuperare dei materiali preziosi come l'ametista o come certi tipi pregiati di pietra da costruzione o per fare i sarcofagi, affidandone la direzione a dei funzionari di sua fiducia. Naturalmente, non avendo delle telecamere come abbiamo noi oggi o dei mezzi moderni, uno dei pochi modi per poter certificare che la spedizione aveva raggiunto la zona che doveva raggiungere, e soprattutto anche in ringraziamento del fatto che queste spedizioni, che sono pericolose, stavano andando a buon fine, i capi della spedizione normalmente facevano incidere sulle pareti del luogo raggiunto queste iscrizioni che raccontano di quando si è fortunati
l'iter della spedizione, cioè l'ordine dato dal faraone e quante persone ci sono, come si è arrivati, oppure menzionano semplicemente, a volte in delle brevi liste, i partecipanti. E capite bene che anche questo permette poi di capire quali tipi di funzionari partecipavano e quali no, ad esempio, e anche quante persone venivano mediamente coinvolte. Entrando nello specifico, quasi tutti è noto il fatto che il funzionario in assoluto più importante nell'antico Egitto, in tutto l'antico Egitto in realtà, è stato il visir. Ora, il visir, la parola visir in realtà è una parola di origine persiana che denotava quello che noi potremmo definire in un certo senso il primo ministro. C'è anche chi ha tentato di chiamarlo primo ministro, anche relativamente all'antico Egitto, ma diciamo è rimasto il nome tradizionale di visir. Che cosa facevano i visir? Beh, i visir erano effettivamente le persone che di fatto amministravano l'intero paese, quello che si occupava di fatto. Il faraone prendeva le decisioni, chi le applicava era, e le faceva applicare, era il visir, che faceva anche da giudice, ed era inoltre anche responsabile della sicurezza del palazzo del faraone, quindi tutte le guardie, eccetera, poi facevano rapporto a lui per quanto riguardava i loro compiti. E, essendo una figura così importante, uno dei dubbi che resta aperto è, in certi casi, quando si ha a che fare con delle persone che portano il titolo di visir, ma che in realtà non vivono nella capitale, resta sempre il dubbio se questo titolo magari invece non fosse dato anche in via puramente onorifica, il che complica, come immaginato, ulteriormente le cose, perché non è sempre facile capire chi agiva veramente come un visire e chi magari no. Quello che invece forse non si sa granché del visir è che è uno dei pochi funzionari che aveva, diciamo, una sua divisa, se vogliamo chiamarla così. Aveva un abbigliamento specifico che noi conosciamo una volta tanto grazie soprattutto alle statue e ad alcuni rilievi sulle stele o nelle tombe. Qui vedete due esempi e vedete che la caratteristica qual è? È questa veste molto lunga che parte da subito sotto il torace, è una specie di gonna liscia annodata sul petto, che scende fino alle caviglie. La vedete anche nella statua che c'è a destra, che è spezzata nella parte alta, però vedete, si vede il nodo in alto e i lembi della gonna che scendono subito sopra le caviglie. La cosa assolutamente specifica, perdonatemi, del visir sono questo laccio che passa attorno al collo, e che è nei primi esempi della dodicesima dinastia, quindi questa è una divisa, diciamo, che viene creata proprio in questo periodo, nel Medio Regno, e quello è, non è nient'altro che la collana a cui era appeso il sigillo del visir. Chiaramente doveva poter sigillare documenti, soprattutto ordini da inviare anche nelle province e così via, e quindi doveva averlo sempre a portata di mano. La cosa curiosa è che questa divisa da visir rimane inalterata nell'iconografia anche nei periodi successivi, salvo che il laccio della collana si trasforma, perché ovviamente non si vestivano più così davvero, per cui resta una cosa puramente tradizionale, e quindi il laccio della collana si trasforma in una bretella che tiene su di fatto il vestito. Ma la cosa interessante che il libro di Grajewski è riuscito a mettere in luce e a ricostruire è proprio, come vi accennavo prima, la gerarchia dei funzionari che stavano alle dipendenze del visir. E qui in alto vedete appunto alcuni titoli, alcuni incarichi, come questo grande dei 10 dell'Alto Egitto,
oppure il funzionario sub, che era uno di quelli di più basso livello, e ci scontriamo, nostro malgrado, con le difficoltà nel capire che cosa facessero effettivamente questi funzionari. Si capisce che sono funzionari di relativamente basso livello per tutti i motivi che vi ho detto prima, ma non è possibile, il più delle volte, stabilire esattamente i compiti specifici di ciascuno. Invece, in casi come lo scriba personale dei documenti del re, ecco che il nome è già piuttosto parlante, quindi è abbastanza facile intuire che cosa facesse. Ovviamente, come vi dicevo prima, sui monumenti non sono citati solo i funzionari, ma anche spesso i membri delle loro famiglie. Non esistendo i cognomi, quasi sempre una persona è identificata tramite il nome e quello dei propri genitori. E quindi, anche ricostruendo, sempre con molta pazienza e con molta abilità, gli alberi genealogici dei vari funzionari, ne avete un esempio qui in basso, vedete c'è al centro questo visir Ameni, che era figlio di una certa Sat Inheret, permette non solo appunto di ricostruire il fatto che ci fossero delle vere e proprie dinastie di burocrati, anche se i figli quasi mai avevano lo stesso incarico del padre, tuttavia restavano all'interno dell'amministrazione e facevano pressappoco lo stesso lavoro, ma questo permette anche, stabilendo il susseguirsi delle generazioni, permette anche di dare delle date e quindi di capire, di precisare meglio, se non altro, le successioni, in certi casi anche dei faraoni stessi, per cui ci si riesce ad appoggiare anche a questi dati per proseguire la ricerca storica. La seconda carica più importante, la terza dopo faraone e visir, ma la seconda tra i funzionari, era quella di tesoriere. E come vedete dalla qualità della statua di sinistra e della stele che c'è a destra, anche i tesorieri erano sicuramente gente che poteva permettersi tombe e monumenti di altissima qualità e quindi di costo comparabile. Si trattava di persone che avevano a che fare con i beni privati del re. Il titolo egiziano, se tradotto letteralmente, suona come sovrintendente alle cose sigillate. E che cos'è che si sigilla? Le cose preziose, naturalmente. E quindi oltre a sovrintendere ai beni privati del re, quindi ai magazzini del palazzo, era spesso così vicino al faraone da ricevere degli incarichi diretti di occuparsi delle costruzioni, soprattutto ad Abido. Abbiamo visto ci sono queste stele ad Abido che sono di funzionari, gran parte di questi sono dei tesorieri che avevano appunto l'incarico di abbellire o ristrutturare il tempio. Uno dei più famosi tesorieri in assoluto, perlomeno per il pubblico, è il tesoriere Meketra, che poi appunto, come vedete dalla discalia, ha fatto carriera ed è diventato anche grande amministratore. È famoso non tanto perché conosciamo molto della sua carriera, perché in realtà non ne sappiamo quasi niente, ma è famoso perché nella sua tomba, che è stata scoperta e scavata tra gli anni 20 e 30 del secolo scorso dalla missione del Metropolitan Museum di New York, è famosa perché al suo interno, e qui vedete una foto dell'epoca degli scavi, sono stati trovati una quantità enorme di modellini in legno. Sono tra i reperti più belli in assoluto di tutto l'antico Egitto, anche se spesso sono poco conosciuti, e quindi mi sono permessa di farvene venire una carrellata. E quindi vedete, si trovano delle barche funerarie con tutti i rematori,
sono le barche che trasportavano le persone che partecipavano ai funerali del defunto e trasportavano il defunto stesso alla riva ovest dove c'era la tomba, ma ci sono soprattutto un sacco di modellini di attività produttive che dovevano servire a cosa? Dovevano servire a garantire magicamente l'approvvigionamento di quei prodotti che raffigurano per l'eternità all'anima del defunto che si trovava nell'aldilà. Per cui, lo vedete, c'è la stalla con il bestiame, notate si distinguono anche le varie varietà di vacche che erano in uso nell'antico Egitto, c'è il laboratorio tessile, ma ce ne sono alcuni assolutamente meravigliosi e dobbiamo ringraziare comunque il fatto che il Metropolitan Museum abbia deciso di mettere online delle foto di qualità. Vedete, questa è una macelleria, e addirittura con tutti i tagli di carne appesi, pronti per essere venduti. Vi faccio notare, per chi riesce a vederlo abbastanza bene, che le porte di questi modellini hanno il cardine, per cui la porta si muove, gira, se uno volesse giocarci. E molto famoso è il laboratorio di carpenteria, da cui si conoscono appunto tutti i vari ciselli, le varie accette per lavorare le seghe, per la lavorazione del legno. C'è la casa, un modellino, anzi in realtà del giardino della casa, con il portico, il doppio portico con le grondaie. Non ci saremmo aspettati delle grondaie nell'antico Egitto, ma evidentemente queste sono delle grondaie. E il giardino, non si vede da questo modellino, ma c'è il laghetto centrale con tutti gli alberi da frutto attorno, proprio perché i giardini non servivano mai solo per avere ombra e ristoro, ma servivano anche per avere frutta e verdura. E infine c'è un modellino più grande degli altri, che è questo, e in cui è raffigurato Meketra stesso di persona, personalmente, come direbbe Camilleri, e qui in mezzo, sotto questa tettoia, che sta facendo mentre sta facendo la conta del bestiame, quindi mentre sta esercitando una delle sue funzioni di tesoriere. Oltre alla tomba di Meketra in se stessa, che è questa più grande, Meketra è famoso anche perché subito fuori dalla sua tomba c'è una tomba molto più piccola, questa qui che è cerchiata di rosso, di un tale Uach, che dalle iscrizioni era sovrintendente ai magazzini e che è famosa per essere una delle pochissime tombe trovate ancora intatte. Oltre ad essere una delle poche trovate intatte, è anche l'unica del Medio Regno che è stata trovata intatta. Qui vedete la pianta che è stata fatta all'epoca dello scavo e al di là dell'interesse della tomba, per cui vedete la mummia avvolta in molte bende, nei diversi sudari, uno specchio, un paio di sandali, una statuetta, offerte, queste sono proprio zampe di animali, erano offerte di carne, un vaso con della frutta e altri oggetti di corredo. L'interesse sta anche qui nel fatto che si vede che la posizione subalterna di un sovrintendente dei magazzini rispetto a un tesoriere è espressa anche dalla posizione delle rispettive tombe. E quindi una volta tanto l'archeologia conferma quello che si scopre poi dai monumenti. Altri tesorieri che sono famosi forse più tra gli egittologi che al pubblico, ma che vale la pena che voi conosciate, sono quest'uomo di nome Montuhotep, che vedete nella sua statua addirittura con i rotolini di grasso sulla pancia a dimostrare che era un uomo che aveva raggiunto una posizione di ricchezza e di benessere, oltre che probabilmente anche una certa età adulta, e per età adulta e avanzata in quest'epoca intendiamo circa i 50-55 anni, vista la mortalità non proprio bassa. È importante perché oltre a fare il suo compito di tesoriere, era quasi certamente uno dei principali architetti del faraone. Lo sappiamo perché? Perché questa statua, assieme ad altre, sono state trovate nel tempio di Karnak, di cui nella diapositiva vedete la pianta, perché è molto probabile che egli fosse l'architetto
o perlomeno il responsabile della costruzione del nucleo più antico del Tempio di Karnak, che risale appunto al Medio Regno. Oltre a questo, si sa, sempre dalle solite stele di Abido, che è stato responsabile anche di lavori di costruzione in quel tempio, quindi probabilmente aveva doti personali di architetto che il faraone ha saputo sfruttare nominandolo appunto tesoriere. E un tesoriere invece che si conosce moltissimo, ma più per frequenza delle volte in cui compare che non per approfondimento di tale conoscenza, è Senebsumai, lo stesso Senebsumai delle stelle che vi ho citato all'inizio, per chi se lo ricorda, che ha questa insolita statuetta in bronzo che lo raffigura, da cui vedete che comunque queste gonne lisce e lunghe erano abbastanza tipiche dell'aspetto dei funzionari, anche perché lui a un certo punto diventa anche visir, per cui ha la possibilità di indossare questo tipo di abbigliamento, e che è il tesoriere in assoluto più frequente sulle stele di tutto il Medio Regno. Qui ve ne ho messe solo tre, vedete, sono anche sparse per il mondo, una sta a Pittsburgh, una sta a Parigi, una sta a Londra, e ci consentono appunto queste stele di, insomma, di cercare di capire un po' meglio quali fossero i suoi incarichi e soprattutto i suoi collaboratori, perché lo vedete sempre mostrato assieme ad altre persone. L'ultimo che vi presento è un certo tesoriere di nome Teti, di cui si sa veramente pochissimo, se non che anche in questo caso, vedete, la sua tomba la fa costruire vicino a quella del suo superiore, ma in questo caso il suo superiore era per forza il faraone, e quindi questa, quella che vedete qui, è la piramide del re Nubkheperantef, che è uno di quei re che all'inizio dell'undicesima dinastia ha riunificato l'Egitto. La tomba è una tomba molto semplice, ha una sovrastruttura in pietra e una parte sotterranea scavata nella roccia dove c'era la camera sepolcrale. La sovrastruttura aveva dei rilievi, lo vedete anche danneggiati, questo è l'unico ritratto che abbiamo di lui, e naturalmente si è rovinata proprio la parte del volto. Però almeno sappiamo, vedete, Teti, qui c'è il nome del nostro tesoriere. Una carica che invece normalmente non viene mai menzionata, ma era veramente importante quasi quanto quelle di cui abbiamo appena parlato, era quella del grande amministratore. Ora, grande amministratore è una denominazione che abbiamo introdotto nel libro per rendere comprensibile quello che in effetti queste persone facevano, perché normalmente questo titolo, che in egiziano letteralmente suona come sovrintendente alla casa, veniva tradizionalmente tradotto come maggiordomo. Però il problema è che in italiano la parola maggiordomo fa pensare al tipico maggiordomo inglese che porta i calzini al padrone e al massimo si occupa che la dispensa sia piena. Mentre in realtà questi personaggi erano quelli che erano responsabili dell'amministrazione dei campi e del bestiame, però di tutto il paese. Erano alle dirette dipendenze del tesoriere, sì, ma c'era questa netta divisione degli ambiti di competenza. Il tesoriere si occupava delle proprietà private del re, il grande amministratore amministrava effettivamente lo Stato, tutte le derrate di competenza e le questioni agricole di competenza statale. E con questioni agricole possiamo pensare anche alla misurazione dei campi dopo la piena, in maniera tale che ogni proprietario avesse di nuovo il suo campo e non andasse a cercare di rubare il campo del vicino, cosa che succedeva spesso, tra l'altro. E, tra l'altro, di grandi amministratori se ne conoscono più di 60 in tutto il Medio Regno, e la cosa interessante che si è potuto stabilire è che è una carica che in realtà è nata nell'ambito privato, cioè gli alti funzionari di corte dell'antico regno e del primo periodo intermedio avevano un grande amministratore in casa che gli gestiva la casa mentre loro lavoravano nell'amministrazione statale. Nel Medio Regno invece la situazione si ribalta e la carica di grande amministratore diventa una carica statale pubblica. Perché e come? Sono domande a cui ancora non è possibile dare risposta, ma per il momento già aver scoperto questo passaggio resta una scoperta non da poco.
Per concludere questa carrellata di personaggi importanti, ci tengo a farvi vedere questo, che è uno scarabeo del cuore. Probabilmente molti di voi sono familiari con il concetto di scarabeo del cuore, che è nient'altro che un amuleto che veniva posto all'altezza del cuore, proprio sul petto delle mummie, e che aveva la funzione magica, prettamente magica, di impedire che il cuore fosse, nel giudizio che veniva fatto dei defunti nell'aldilà, che il cuore fosse più pesante della piuma della verità. Quasi tutti, penso, saprete che appunto, secondo le credenze egizie, nell'aldilà ogni anima avrebbe affrontato questa famosa pesatura del cuore di fronte al tribunale degli dèi, e che il cuore doveva risultare leggero quanto la piuma della verità per poter essere considerato il cuore di una persona giusta e pura, e perché, scusate, mi sto perdendo, ma adesso ci arrivo, e perché potesse accedere al paradiso degli egiziani. Quindi, insomma, era una cosa piuttosto, una questione piuttosto importante per gli antichi egizi, e quindi diciamo che avevano trovato il modo di barare platealmente, e quindi questo tipo di amuleto serviva a fare in modo appunto che il cuore fosse comunque più leggero. Perché? Come faceva? Vedete dal disegno che questo oggettino, che nella realtà è alto 3 centimetri, quindi potete immaginare anche quanto piccoli sono i segni tracciati, quindi anche quanta difficoltà c'è stato a leggerlo. E il testo dice questo. Ora il libro lo riporta, per cui io lo leggo per praticità. Il grande amministratore Nebanch dice: cuore di mia madre, cuore di mia madre, mio precordio delle mie forme, non ergerti a testimone contro di me, non stare contro di me, non opporti a me nel tribunale, non inclinarti contro di me alla presenza del guardiano della bilancia. Tu sei il mio cane, il mio corpo. Sei Knun che fa in modo che i miei arti stiano bene. Possa tu venire a questo bel luogo che sarà preparato lì, non rendere cattivo il mio nome alla corte che colloca le persone al loro posto. Sarebbe un bene per noi e un bene per colui che ascolta, un piacere per colui che giudica. Non essere falso davanti al Dio, vedi il tuo carattere e la tua eternità. Insomma, come vedete, questo testo, la formula magica, blandisce il cuore, il proprio cuore, affinché si convinca che la cosa da fare è comunque quella di raggiungere l'aldilà e il paradiso sani e salvi, indipendentemente da quanto si può aver fatto in vita. E perché ci tengo a mostrarvi questo oggetto, che tra l'altro è veramente splendido, anche se la foto non rende, è fatto in una pietra durissima che è il diaspro verde, questo bel verde carico. Ve lo mostro perché è il primo oggetto di questo tipo conosciuto. Normalmente la pesatura del cuore e gli scarabei del cuore si conoscono per il periodo successivo del Nuovo Regno, quello di Tutankhamon, per intenderci, di Ramesse, del grande Egitto monumentale. Ma questo, oltretutto, volendo fare uno studio di storia delle religioni, ci prova che esisteva questa credenza già in un periodo precedente, cioè nel Medio Regno. E quindi con questo, insomma, io concluderei questa mia carrellata dicendovi che per chi fosse interessato all'acquisto del libro, il libro è disponibile su tutti i rivenditori di libri online, tra cui LibroCo, IBS e Amazon. Basta poi, ovviamente, fare la ricerca del titolo, che, lo ricordo, è Dignitari di Corte del Medio Regno. Ma per chi di voi fosse abituato ad acquistare i libri in maniera tradizionale, non c'è problema, perché in tutte le migliori librerie basta andare e chiedere che ve lo ordinino senza nessun tipo di problema. E non so che ora abbiamo fatto, abbiamo fatto una cosa rapidissima, ma preferirei a questo punto, se qualcuno di voi ha qualche curiosità o vuole ritornare su qualcosa su cui magari io sono passata velocemente, visto che possiamo, gradirei che mi faceste delle domande.
dal silenzio direi che vi ho atterriti tutti a sufficienza. Benissimo. Mi si sente? Sì, si sente. Sì, sì. Ciao Susanna, sono Gigliola. Ah, ciao Gigliola. Dai, per rompere un po' il ghiaccio faccio una domanda un po' cretina. Visto che ce ne sono tanti di questi dignitari, amministratori conosciuti, e se c'è qualche aneddoto così simpatico sulla burocrazia dell'epoca. Beh, sì, in realtà sì, qualcosina c'è, non... Ora devo un po' andare a memoria, ma ci sono, diciamo, forse una delle cose più simpatiche, ecco, torno su questa che mi piace di più come immagine, succede che, come dicevo all'inizio, c'è un'amministrazione che fa capo al visir e una che fa capo al tesoriere, perché il visir fa da amministratore, diciamo, legale e il tesoriere da gestore della cosa pratica, dei beni. E la cosa interessante è che si vede che normalmente chi comincia la sua carriera in uno di questi due rami non passa mai all'altro. Per cui se cominci da un lato, resti da un lato. Invece ogni tanto c'è qualcuno che si vede che doveva essere spudoratamente raccomandato oppure che non lo sopportava nessuno, perché salta di qua e di là tra uno e l'altro. E come lo sappiamo? Lo sappiamo perché se uno si fa fare... Normalmente succedeva che il primo monumento che ci si faceva fare era la tomba, perché era quello che richiedeva più tempo. E quindi magari il titolo più basso, cioè il primo titolo amministrativo, quello, l'incarico più basso, di più basso livello, è quello che viene scritto nella tomba. Poi, man mano, negli anni, mentre la tomba viene preparata, il personaggio fa carriera, e quindi sugli oggetti di corredo che vengono fatti dopo ci sono titoli molto più elevati. C'è il caso di un visir che è chiamato visir soltanto sul sarcofago, mentre nel resto della tomba ha l'incarico di, banalmente, di scriba. E quindi poi in realtà la cosa interessante in questi casi è proprio vedere quali sono anche i passi della carriera di questi funzionari. Volendo invece fare dei pettegolezzi un pochino più succosi, sempre a proposito di tombe, c'è sempre un visir che in una tomba è raffigurato una volta assieme a una donna che si chiama Senet e una volta insieme a una donna che si chiama Nofret. Il problema è che non si capisce quale delle due è la moglie e quale delle due è la madre. Solo che la tomba è di questa tal donna di nome Senet. E quindi anche qui, insomma, c'è ampio spazio per speculare in maniera alle volte non proprio compassionevole, ecco, sul mondo di questi funzionari. Per cui esisteva la separazione delle carriere sostanzialmente a grandi linee. Sembra proprio di sì, perché anche chi faceva parte dell'esercito, di cui non abbiamo parlato, ma di cui nel libro si parla, normalmente restava in quell'ambito lì. Poi nell'esercito si spiega facilmente perché hai delle competenze estremamente specializzate, naturalmente. Però sì, c'era una certa separazione delle carriere, ecco. Grazie. Grazie a te. Anzi, se posso, un'altra domanda. La tomba di Meketra, per caso uno di quei modellini, per esempio quella della birreria, viene da quella? Sì, quello della birreria è sempre da questa tomba qua, sì. Lo ricordo all'epoca, molto bello. Sì, sono tutti quelli che normalmente vengono appunto mostrati o si conoscono, sono tutti da questa tomba qua. Sono a un livello di dettaglio. Ad esempio, io sono tornata su questo del granaio, ma se notate ci sono tutti gli scribi, cioè il portiere, anzi questo nell'angolino è il portiere seduto col bastone che controlla chi entra e esce, poi questi sono tutti gli scribi che si stanno annotando poi i sacchi che vengono portati e versati poi nei silos. È una cosa eccezionale, perché hanno fatto anche lo sporco dell'inchiostro sulle tavolette da scriba, è una cosa assolutamente eccezionale, insomma. Fantastico, sono bellissime. Grazie. Sì, comunque sì, la birreria è un altro di queste, che c'è ci sono quelli che fanno il pane e quelli che fanno la birra vicini, perché sempre, sempre di pagnotte di orzo fermentato si tratta alla fine. Grazie. Sai Susanna, dopo tantissimi anni passati nell'amministrazione pubblica,
Diciamo che il commento da fare è, insomma, non è che è cambiato moltissimo nel tempo, al di là del computer che loro non avevano, ma se la cavavano bene lo stesso. Se la cavavano molto bene. Diciamo che in realtà questo è un periodo in cui i dati sono ancora abbastanza asettici, nel senso che abbiamo elenchi di nomi con le cariche. Quando siamo fortunati abbiamo lo stesso nome che compare con cariche diverse, per cui si capisce chi ha fatto carriera e chi no, mentre poi nel periodo successivo con il Nuovo Regno, dove ci sono anche i grandi papiri amministrativi in cui vengono fuori le congiure, i dispetti che certi funzionari si facevano gli uni con gli altri, e quindi si vede che effettivamente non è cambiato assolutamente nulla. Diciamo che forse in questo periodo erano ancora più pudichi e si evitavano di farsi... perlomeno di lasciare testimonianza, ecco, di certe cose. Erano così. Tra l'altro non ho parlato di papiri, ma gli unici papiri amministrativi che si conoscono per questo periodo sono quelli che vengono dal sito di Lahun, che è uno dei siti dove ci sono le piramidi dei faraoni del Medio Regno, e lì, anche lì, però, sono tutti, cioè, sono liste di conti, sono proprio molto, molto aridi da un certo punto di vista, per cui non cose più su cose ce ne sono veramente poco, ma lì in quel sito proprio sono stati trovati nella casa che era sicuramente di uno del funzionario che gestiva tutto il sito, ad esempio. C'era proprio tutta la città dedicata con le abitazioni dei funzionari più importanti, che erano più grandi, e abitazioni più piccole dei funzionari e dei sacerdoti di più basso livello. Quindi anche lì si vede, insomma, si può fare un confronto tra quello che si sa dalle fonti scritte con l'archeologia. Posso fare un'altra domanda? Ho incontrato qualche giorno fa, scrivevo una cosa sul censimento americano che è appena terminato, e avevo trovato qualche appunto su invece una sorta di censimento che veniva fatto all'epoca anche in Egitto. Esistevano tipo delle liste, mi sembra di aver capito che loro cercavano di tenere conto di quanta popolazione avevano nelle varie zone. Sì, se non altro a fini di tasse. E quello che cercavano di cui cercavano di tener conto era, è un po' complicato da spiegare, e non sono dati necessariamente riferibili al Medio Regno, ma anche a periodi in realtà di solito successivi. Esistevano effettivamente dei funzionari che erano alle dipendenze del famoso grande amministratore, che andavano in giro per le varie ville e tenute agricole a verificare quante persone c'erano all'interno, quanti capi di bestiame, quanto estesi erano i campi all'interno della proprietà, perché spesso queste proprietà non erano di proprietà legale della famiglia che le occupava, ma erano magari proprietà di templi o proprietà del faraone, ed erano date in gestione a queste famiglie, per cui c'era un controllo statale molto molto stretto su queste cose. C'erano funzionari di livello medio-basso che si percorrevano l'Egitto in lungo e in largo proprio per andare a fare questo tipo di verifiche, anche per sapere poi quanta tassazione. Ricordiamoci, non esisteva la moneta, per cui tributi, tasse, eccetera, venivano pagati, e compensi anche, venivano pagati in natura. E quindi sapere quanto grano, quanto orzo, quanti capi di bestiame sarebbero entrati come tributi nel corso di un anno, ti permetteva anche di sapere come poi si sarebbero pagati tutti i vari funzionari del palazzo, e come ridistribuire le ricchezze dei templi e così via. E quindi sì, c'era sicuramente parte dell'amministrazione che si dedicava a questo, perché altrimenti la macchina statale non sarebbe proprio riuscita a funzionare. Ma invece dal punto di vista dell'organizzazione, per esempio numerica, della forza militare, per esempio, appunto il lato burocratico di quello, c'era... Sì, dimmi. No, chi era esattamente? Era il visir che aveva un titolo su questo, o c'era qualcun altro? Allora, c'è... scusate, Baro, invece... A differenza delle interrogazioni di scuola, baro un attimo e torno a vedere. Allora, di fatto, cioè anzi, non di fatto, in teoria il capo naturale dell'esercito
era in effetti il visir, era quello di cui si preoccupava, adesso lo trovo il capitolo, però c'erano una serie di funzionari che appunto gestivano il lato burocratico della cosa, perché ovviamente il visir aveva altre cose a cui pensare. Il primo di questi è un incarico che normalmente veniva tradotto con generale, ma che dà un carattere, cioè il generale nei nostri eserciti è quello che decide come si spostano e come devono combattere le truppe. In realtà questo era un burocrate, infatti noi l'abbiamo tradotto con sovrintendente alle truppe, nel senso che era quello che si occupava di fare la coscrizione, di dove smistare le truppe, di organizzarle e di equipaggiarle nel modo corretto. Quindi non è un generale vero e proprio, cioè non so come si... non so quale sia l'equivalente moderno, ecco, di questa cosa. E ci sono... c'è attestato questo, sono attestati comunque degli scribi dell'esercito, che sono quelli appunto che tenevano tutte le liste dei beni, degli equipaggiamenti, dei soldati, e quindi anche in quel caso si, più che sapere, si intuisce che c'era un apparato burocratico enorme anche in quel campo, però ribadisco, purtroppo per il Medio Regno è difficile arrivare al di là di liste di nomi e di cariche. Il pregio del lavoro di Grajewski è proprio che ha cercato di mettere tutto insieme per dare qualcosa di più, e il risultato è notevole, perché riesce a trarre delle conclusioni che nessuno si era mai sognato prima, insomma, ed è tutto fatto su basi solidissime, quindi assolutamente credibile. Insomma, è stato, da questo punto di vista, è stato anche un assoluto piacere poi fare la traduzione, perché io stessa ho imparato un sacco di cose che, pur essendo egittologa di formazione, non avevo idea prima, ecco. È Spero molto di averti interessante. risposto, ecco. Sì. No, assolutamente. Così, avevo un'idea di questo tipo, me l'hai confermata e poi effettivamente il testo promette di essere molto interessante. Sì. Se poi sopportate di leggere il mio italiano, bene, ecco, lo spero, se non altro. Non ci sarà problema. Bene. Volevo chiedere una cosa. Sì, prego. Queste cose che si vedono qui in questo momento sullo schermo, dove si trovano? E queste si trovano purtroppo a New York, al Museo Metropolitan, perché, come vi dicevo, gli scavi li hanno fatti gli americani ed erano ancora in anni in cui si potevano portare via quello che trovavano. C'erano degli accordi con le autorità egiziane, e quindi una parte dei modellini, ce ne sono due della casa in realtà, uno è a New York, l'altro è al Cairo. Però quelli più belli, mi dispiace dirlo, sono quelli che sono finiti a New York, e quindi non sono, per noi non so, è più facile andare a vedere quelli del Cairo, però non sono conservati altrettanto bene, disgraziatamente. Peccato non aver avuto la possibilità di andare a visitare Metropolitan. No, sì, cos'era? Eh sì, quello lì. Ma allora, va detto che il Metropolitan, le foto che vedete sullo schermo sono quelle tratte dal loro sito, perché negli ultimi anni hanno fatto questa politica, secondo me molto, molto intelligente, di documentare tutta la loro collezione con delle foto di alta qualità che si possono anche scaricare. Per cui, andando sul sito del Metropolitan Museum e cercando Meketra, banalmente, vengono fuori proprio tutti i reperti della tomba, quindi non solo i modellini, ma anche le statuette, le offerte, il sarcofago, e sono foto buone, per cui uno, è vero, non lo vede di persona, però fa queste visite virtuali che riescono comunque a essere abbastanza soddisfacenti, ecco. Aiuta. Purtroppo ero a New York per lavoro, e anche se ero nella Grand Central Station a lavorare, il museo era lì attaccato, ma non avevo la possibilità di andare. So, quello capita purtroppo, capita sempre quando ci sono i musei migliori da visitare. Ma magari uno così sa, so, se sa, che vale la pena di tornare anche per vedere quello, ecco, se non altro. Comunque è anche quello che sta facendo adesso il Museo Egizio di Torino, Esattamente, esattamente. Sì, di mettere in linea tutte le...
ma perché è l'unico modo per avere anche il controllo sulle proprie collezioni, soprattutto quando sono molto grandi. Il Metropolitan Museum non ha solo cose egizie, ha cose di tutti i tipi e ha tantissimi oggetti, come l'Egizio di Torino, e quindi l'unico modo è mettersi lì e catalogarli e fare le foto, e tanto meglio se sono disponibili, perché così anche gli studiosi come me rompono meno le scatole al museo se trovano già le foto in internet. Ecco. Conviene anche a loro. Beh, se posso aggiungere questo, forse non tutti sanno che al Museo Archeologico Winckelmann di Trieste ci sono delle bellissime e curatissime sale egizie, e qualche anno fa, adesso non mi ricordo, 4-5 anni fa, proprio Susanna ha lavorato al catalogo del Museo Egizio di Trieste, che quindi... Magari fossero solo 4, sono già 7, non avrei mai creduto, ma sono già 7. Ecco. Quindi sappiate che c'è anche questo bellissimo catalogo che noi ci siamo accaparrati appena uscito. Sì, le copie cominciano dopo anni, cominciano a scarseggiare, ma ce ne sono ancora. Qualcuna ce n'è ancora, si trovano, credo si trovino acquistabili anche online ormai. Non ne sono certissima, ma si dovrebbe trovare. Il titolo è Collezione Egizia, Civico Museo di Storia d'Arte di Trieste, per cui dovrebbe essere relativamente facile da trovare. Nel caso potete rivolgervi anche direttamente in museo. Qualche copia noi ancora ne abbiamo di sicuro, sì. Comunque, magari prima di comprare il catalogo venite a vederla, ecco, se non la conoscete, ma vedendo chi si è connesso so che alcuni la conoscono quasi meglio di me ormai, ecco. Ringraziamo Susanna. Grazie a voi tutti. Contiamo sul fatto di averti con noi anche prossimamente, perché ormai è diventata una bella abitudine vederci, anche se oggi con questo metodo diverso.